We'll be right back.
Abbiamo raggiunto il direttore della Swiss Miniature, Joël Louvignier, peraltro oramai una famiglia che gestisce da oltre 50 anni questo bellissimo posto che, lo ricordiamo, si può rivivere la storia della Svizzera, ma si può vivere anche il presente della nostra nazione. Quello sicuramente, la Swiss Miniature è un parco veramente generazionale, come ben detto, che comunque è stato mio nonno a fondare il parco del 6 giugno del 59, a oggi sono la terza generazione, quindi è bello di poter scoprire il passato, il presente e anche il futuro della nostra nazione. E comunque è un parco che si vuole rinnovare. Beh, negli ultimi anni abbiamo visto tante novità, la Valascia, quindi insomma un luogo che per il Ticino hockeyistico comunque ha significato molto, ma anche comunque una promozione verso il nostro territorio e soprattutto verso comunque dei piccoli territori che magari vanno un attimo riscoperti. Beh, sicuramente credo che il fattore di poter anche promuovere e avere attrazioni locali, questo sicuramente aiuta gli indigeni a riscoprire magari determinati momenti, emozioni che oggi magari non possono più rivivere, e sicuramente può anche far gioiare i turisti che vengono a poter scoprire sempre qualcosa di nuovo sul nostro territorio. Beh, lo scorso anno è stato un vero record di visitatori, nonostante in certi momenti il tempo non è stato dei migliori, peraltro ricordiamo una grandinata che aveva creato non pochi danni, ma un parco che è stato davvero rapido comunque a risolvere tutto e riportare tutto, come vediamo, in splendore. Beh, sì, l'anno scorso diciamo che la grandinata del 31 maggio ci ha dato un po' un colpo basso, ma grazie con tutto il team siamo riusciti a alzare la china, diciamo con la rabbia e la delusione l'abbiamo trasformata in forza lavoro, siamo riusciti comunque ad affrontare tutta la stagione, anche col grande caldo, anche purtroppo con la chiusura di base del Gottardo del 10 agosto, però ecco, siamo sempre positivi e vogliamo comunque poter dare al nostro turista qualcosa di bello, di emozionante, che quando arriva a casa si può ricordare della Swiss Miniature. Abbiamo il piacere di avere qui il sindaco del Centovalli, Michele Turri. Beh, comunque un territorio il suo ricco di tanta storia, cultura, un territorio assolutamente da scoprire. Ma certo che sì, e con la Centovallina sicuramente è il mezzo giusto per poter visitare le nostre belle Centovalli. In questo luogo si può ammirare tanta storia di come fu la Svizzera, comunque tanti luoghi importanti, insomma, che emozione essere qua. Ma l'emozione è sicuramente tanta, e appunto vedere il campanile più alto del Ticino assieme al Palazzo Federale o al Cervino dà molta soddisfazione. Domanda provocatoria, perché visitare le Centovalli? Ma le Centovalli sicuramente vale la pena di visitarle perché c'è una natura incontaminata dove si può ancora assaporare il gusto normale di una vita quotidiana, ed è bello quindi vedere ancora dei paesi in questa maniera. E ci ha raggiunto la fondatrice di questo bellissimo evento, Cecilia Brenni. Beh, comunque un grande impegno anche per portare tutte queste autorità che abbiamo visto qui alla Swiss Miniature. Sì, grazie mille anche a voi, anche alla stampa per essere venuti. Per noi è molto importante, sono tante iniziative per i 100 anni, iniziate l'anno scorso nel 2023, ma soprattutto quest'anno. Questo è il primo grande evento del 2024 alla Swiss Miniature, che è il museo a cielo aperto più importante della Svizzera, e quindi era importante dare il via un po' con il botto. Ecco, con un evento importante. Abbiamo tante altre iniziative che abbiamo sulla pagina fartiamo.ch/100 e invito tutti a darci un'occhiata. Il prossimo in ordine di tempo sarà il 25 di maggio, una caccia al tesoro per famiglie, e ecco, invito tutti gli interessati ad iscriversi, perché la Centovallina è di tutti e per noi era importante pensare a dei festeggiamenti che toccassero tutte le regioni del cantone.
amici telespettatori di Swiss World TV e appassionati della pallacanestro lombarda, un buonasera ad Axel Paderni e un bentornati nella bellissima cornice del Palasport di Cinisello Balsamo per la gara valida per la terza giornata del gruppo play in Gold Est tra l'Asa Basket Cinisello e la Montclair St. Pitons. Quindi una situazione di classifica che vede attualmente Pisogne in testa con 12 punti, Rondinella 10 insieme all'Asa di Factory, Tazio Magni, Gussola e Agrate Canarins e Biassono attualmente a 8 punti, Monte Clarense, ricordiamo formazione della provincia di Brescia di Montichiari, attualmente a 6 punti e fanalino di coda Treviglio attualmente a 2 punti. Quindi una giornata che vedrà contrapposte Rondinella, Tazio Magni, Gussola, Asa di Factory, Monte Clarense, Agrate Canarins, Treviglio e Basket Biassono contro la Basket Pisogna. Quindi una formazione dell'avversaria che schiera col numero 2 Atienza Brentel, 3 Pinic Dalibor, 6 Ferrarini Stefano, 9 Deli Basic Milos, 10 Melpignano Marco, 13 Pellegrini Andrea, 17 Brunelli Luca, 22 Scaroni Valentino, 23 De Guzman Mike il capitano e 33 Castelnuovo Carlo. Head coach il signor Adriano Scaroni. Asa di Factory Cinisello schiera col numero 5 Bosoni Mattia, 6 Luca Anto Gianmarco, 7 Beretta Alessio, 8 Petruzzi Francesco, 9 Boniolo Andrea, 10 Cremonesi Jacopo, 12 Colombo Vittorio, 13 Sasso Nicolò, 14 Magnoni Leonardo, 15 Gorla Paolo, 16 Vigilante Alberto e 19 il capitano Protti Stefano. Head coach è il signor Guido Rossini e peraltro andiamo ad ascoltare le impressioni del coach in questo prepartita. Affrontiamo Monte Clarense, squadra molto fisica che ha, diciamo, sotto di 4, 5, anche 3 giocatori fisici come, come Pellegrini e Deli Basic, esterni, diciamo, rapidi con buon tiro come De Guzman. Noi metteremo tutto quello che abbiamo a livello difensivo, anche perché arriviamo da un'ottima partita giocata in quelle zone dove abbiamo retto sia fisicamente, soprattutto grazie a una grande prova in attacco ci ha permesso di trionfare in quelle zone. Oggi sarà un'altra grande sfida e dovremo essere pronti ad affrontarla nel migliore dei modi. Bene, dopo aver ascoltato le impressioni del head coach Guido Rossini, soprannominato The Wolf, ricordiamo gli arbitri di questo incontro, il signor Fabio Marena di Gorla Minore e il signor Andrea Kersikla di Ogiono Lecco. Quindi questi sono i protagonisti dell'incontro, torniamo un attimo in pubblicità e ci vediamo tra 1 minuto e 30 per la palla 2. Quindi a tra poco. Bene amici, torniamo in cronaca diretta, quindi fase di riscaldamento terminata, quindi vediamo gli starting five delle due squadre con Montichiari che schiera col numero 9 Deli Basic Milos, peraltro
per lui 16.3 punti a partita per questo giocatore. Poi abbiamo il numero 17 Brunelli Luca, il numero 23 De Guzman Mike, il numero 2 Atienza Brentel e il numero 13 Pellegrini Andrea. Quindi questi sono i protagonisti di Montichiari, mentre per l'Asa di Factory abbiamo Niccolò Sasso, Luca Anto Gianmarco, poi abbiamo Colombo Vittorio, Gorla Paolo e il numero 8 Petruzzi Francesco. Ricordiamo l'MVP di Cinisello, Niccolò Sasso, attualmente 17.7 punti a partita. Quindi tutto pronto, quindi contesa vinta da parte di Montichiari. Ricordiamo, formazione avversaria arriva a questa gara con una sconfitta per 62-69 contro la Basket Biassono, mentre la formazione dell'Asa di Factory arriva dopo una vittoria che io posso dire una delle prestazioni migliori di tutta la stagione dei ragazzi di The Wolf Rossini, quindi vittoria per 85-80 contro la Basket Pisogna. Quindi si sblocca due punti per Deli Basic, quindi riparte con Petruzzi, ancora finta esitazione per Lucanto e altri due punti per la formazione dell'Asa di Factory. Quindi davvero botta e risposta tra le due formazioni, se tanto mi dà tanto, comunque un'ottima, le premesse per un'ottima partita ci sono tutte. Comunque una fase un po' sfortunata quella della formazione avversaria, che comunque lo ricordiamo, il girone bresciano a mio giudizio insieme anche a quello varesotto sono due gironi veramente di grande livello, poi ovviamente è il campo a dire la sua. Intanto ottimo scarico e tripla per l'Asa di Factory con Petruzzi, davvero ottima risposta da parte dei ragazzi di coach The Wolf Guido Rossini. Tanto palleggio ubriacante di De Guzman, buono il rimbalzo di Gorla, ancora Petruzzi, sempre scarico per Sasso, ancora buono il pick and roll, vediamo, sempre scarico in angolo e tripla da parte di Paolo Gorla, davvero ottima giocata da parte dell'Asa di Factory. Quindi un break iniziale di 8-2 per i ragazzi di coach Rossini. Quindi ancora sempre Montichiari, ottima l'anticipo, però ultimo tocco da parte di Paolo Gorla. Quindi viene corretto il punteggio sul tabellone, 7-2 perché l'ultimo canestro era da 2, non da 3 punti. Quindi ancora 8 secondi per andare al tiro per Montichiari. Ora De Guzman, sempre scarico totalmente fuori misura il tiro di Deli Basic. Sempre Petruzzi, ancora arriva in appoggio Sasso. Tanto sempre sfrutta il blocco, si butta a terra, mamma mia che stoppata da parte di Brunelli. E ancora resto e tiro da 3 punti. Troppo forzata la conclusione dell'americano di Montichiari. Vediamo la penetrazione, ancora scarico fuori sul perimetro e risposta da parte di Deli Basic. 7-5 quando mancano 7 minuti e 14 secondi al termine di questa prima frazione di partita. Ovviamente un caloroso saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo sul nostro canale. Quindi ci auguriamo che il nostro lavoro sia di vostro gradimento. Se state gradendo il nostro lavoro, l'invito è quello di mettere un like al video. Per chi invece non lo avesse fatto del tutto, l'invito è quello di iscrivervi sul nostro canale e attivare le notifiche. È un gesto che
non vi costa assolutamente niente, ma è un gesto che per noi significa qualità e continuità del nostro lavoro. Quindi Colombo in lunetta per due liberi. Tanto ricordiamo tutta la troupe numero 4 che trasmette qui in esterna, quindi salutiamo la regia, il nostro Alex, tecnico di telecamera, il nostro Fernando, in collegamento dai nostri studi di Lugano, il nostro Reto, ha detto a tutto il collegamento e ha detto a tutto il server, e il nostro Antonello ha detto a tutta la computer grafica. Quindi ancora sbaglia il secondo libero. Buono il rimbalzo da parte di Pellegrini, ora passa la metà campo a Tienza, il playmaker della formazione di Montichiari, ancora De Guzman, vediamo che si butta in aria, ancora il palleggia Pellegrini e due punti da parte di Montichiari. Il coach Rossini, vediamo che richiama un attimo i suoi a seguire l'uomo. Ancora controlla Niccolò Sasso, andiamo sempre Gorla, arresto e tira da lunghezza, lunetta e davvero un altro ottimo canestro, quindi 10 a 7, 6 e 15 al termine. Atienza, andiamo il dai e vai con Deli Basic, andiamo sempre, chiude il palleggio Pellegrini, ancora Atienza. Vediamo che si butta dentro, ottima la giocata del playmaker della formazione di Montichiari, quindi chiude, conduce il pallone Cinisello, sempre blocco di Gorla, ancora scarico per Sasso, abbiamo ancora un'altra finta, niente da fare, pesta la riga laterale e possesso che torna a favore della formazione di Montichiari quando mancano 5 e 36 al termine. Ovviamente un caloroso saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo, io saluto Archina Farina, Forza Asa, vi seguo dalla Puglia, bravo Francesco Petruzzi. Beh, comunque davvero è ottima la scelta da parte di coach De Wolf a schierarlo in quintetto, un ragazzo che a mio giudizio è cresciuto tantissimo, tanto mancato il tap-in da parte di Gorla, ancora sempre pallone riconquistato da Sasso che trova un fallo, peraltro secondo fallo della formazione di Montichiari, mentre sono ancora zero i falli da parte della formazione di casa, quindi ancora inviolati. Tanto ricordiamo a tutti gli amici, c'è una chat a disposizione, quindi se avete commenti, suggerimenti, domande, curiosità, saluti, insomma quel che è, scrivete senza alcun problema. Intanto pallone perso da parte di Niccolò Sasso e bellissimo il pallone dato a Deli Basic. Intanto io voglio fare anche un saluto particolare al papà di Niccolò Sasso, Carmine Sasso, peraltro che ho avuto anche il piacere di conoscere. Saluto anche sempre il mitico nonno Luigi, grande appassionato della Simmental dai tempi di Cesare Rubini. Intanto ancora arresto e giro e da parte di Gorla. Davvero un inizio assolutamente equilibrato tra le due formazioni. Ci prova De Guzman, tiro troppo corto, ancora a lottare Petruzzi, davvero grande difesa. Tanto porta sul pallone, tutta il blocco di Niccolò Sasso. Ancora Gorla, diamo sempre pallone, Niccolò Sasso, ancora a lottare e niente da fare. Ultimo tocco da parte del giocatore dell'Asa di Factory. Quindi c'è un primo cambio da parte di Montichiari, entra Scaroni ed esce Atienza Brentel. Dal nome io confesso che non lo conosco, è la prima volta che lo conosco, però dai tratti somatici penso che sia un ragazzo di origine filippina. Peraltro ho parlato in altre telecronache anche di quello che è la passione della pallacanestro nelle Filippine, peraltro aggiungo
una pallacanestro nella nazione, nell'arcipelago asiatico, che è una cosa pazzesca, davvero quanta passione ci mettono nelle Filippine e quanto anche il governo filippino abbia investito nella pallacanestro e anche in quello che è tutto il sistema basket nelle Filippine. Veramente impressionante, magari certe nazioni europee lo facessero. Tanto ingenuo il fallo di Petruzzi su un tiro da tre punti di De Guzman, e quindi tre tiri liberi per il giocatore della formazione di Montichiari. Quindi 2-2 il conteggio dei falli, a 3:35, 12-11 per l'ASA di Factory. Tanto Massimo Pavan, un caloroso saluto a te che ti sei collegato. Hermes Taffa, quindi anche per lui un caloroso saluto. Quindi sbaglia l'americano il primo libero. Buono il secondo. E buono anche il terzo, quindi un discreto 2 su 3. Quindi cambio, esce Petruzzi e rientra il capitano di mille battaglie, Stefano Perotti. Quindi riprende ancora il possesso per Asadi Factory, Lucanto. Tanto si butta dentro e sfrutta un'autostrada, un po' come l'ampliamento della nostra A2 a Mendrisio, da 2 a 3 corsie. Davvero ottima giocata da parte di Gianmarco Lucanto. Tanto passaggio telefonato, diamo sempre il contropiede. Protti, Cremonesi, ancora tentativo da 3 punti e tripla per Cinisello. E time out e linea agli studi. Amici, torniamo in cronaca diretta, 3 minuti e un secondo al termine di questa prima fase, quindi break che ha portato Cinisello sul più 4. Quindi stiamo a vedere come concluderà questa la frazione di gioco per i ragazzi di coach Rossini. Tanto saluto anche Masa Magnoni che si è collegata, e intanto viene fischiato un fallo a Gorla su una penetrazione di Delibasic Milos. Tanto c'è un cambio ancora per Montichiari. Vediamo che entra Castelnuovo e esce Brunelli. Quindi buono il primo libero di Delibasic Milos. E il 2 su 2. Quindi divario che torna a 2 lunghezza. Tanto chiede aiuto per un blocco da parte di Lucanto. Intanto si butta e trova due tiri liberi Gianmarco Lucanto. Davvero il playmaker della formazione
dell'ASA di Factory, possiamo dirle che ha totalmente ripreso la forma dopo anche il lungo infortunio patito nella prima parte di stagione, quindi conteggio di 3 pari per i falli. Tanto buono il primo libero. E buono anche il secondo, quindi più 4 il divario. Ancora sempre movimento di spalle a canestro di Castelnuovo, non va. Diamo pallone recuperato da Gorla, ancora passa la metà campo Lucanto. Tanto buona l'uscita di Cremonesi che sfrutta il blocco, vigilante. Ancora Protti, vediamo che porta il blocco per il capitano, ancora arresto e tiro da 3 punti, non va, sempre Protti a lottare, ancora Lucanto, grandissima giocata dell'ASA di Factory, 22-15, davvero grande grinta, abbiamo visto con l'ingresso del capitano Stefano Protti, e intanto c'è un fallo commesso da parte di Lucanto, il quarto fallo, quindi va in bonus la formazione di coach Rossini. Tanto doppio cambio, quindi vediamo che sono pronti a entrare Boniolo e Nicolò Sasso, escono Lucanto e Gorla, quindi un playmaker per un playmaker, un'ala forte per un'ala forte. Quindi questa è la situazione. Tanto salutiamo anche e ringraziamo tutti gli sponsor che rendono possibile questa attività, quindi di Factory Italia, sponsor principale dell'ASA Basket Cinisello. Intanto ottima tripla da parte di Deli Basic, quindi per ora ottimo inizio da parte dell'MVP della formazione di Montichiari, quindi un ringraziamento anche a Odissea 21, la pizzeria, peraltro ci siamo stati prima con tutto lo staff, una pizza assolutamente buonissima e anche staff gentilissimo e cordialissimo, anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Poi ringraziamo Fabbro Vetraio di Cinisello, quindi installazione serrature a cilindro europeo in corso in Viale Europa 79 a Cinisello Balsamo. Intanto scusate, arresto e tiro del capitano Stefano Protti. E poi ringraziamo anche B3 SRL Technical Partner dell'ASA di Factory. Intanto ottimo il rimbalzo d'attacco di Pinic e altri 2 punti. Quindi 24-18 il divario. Tanto commette fallo Scaroni. Quindi anche Montichiari raggiunge il bonus. Tanto si scatena davvero la chat, quindi saluto Carmine Sasso, poi saluto Francesco Fumagalli, veramente non vedo l'ora di rivederti Francesco, poi Belve Forza Pitons, quindi davvero un caloroso saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo e per ovvie ragioni non possono entrare in palestra, quindi saluto poi sempre anche Massimo Pavan, veramente sempre attivissimo con tutti i commenti. Tanto Boniolo, quindi 26-20, ancora 40 secondi al termine di questa prima fase. Abbiamo sempre in possesso Montichiari, abbiamo il palleggio incrociato di Deli Basic. Tanto assist che però non è vincente per Scaroni, porta sul pallone il giovane Boniolo, posso dire il gemello separato alla nascita di Francesco Fumagalli, quindi scarico per Sasso, ancora pallone in post basso vigilante e niente da fare, però ultimo tocco da parte di un giocatore di Montichiari, quindi ancora 2 secondi e 9 per andare al tiro dei 24 secondi, quindi c'è da battere la rimessa e tirare, non c'è nient'altro da fare, quindi Boniolo no, niente da fare, quindi stoppato e ancora ultimo tiro di Montichiari, chiudiamo qua questa prima fase, linea agli studi. We'll be right back.
amici telespettatori di Swiss World TV, torniamo in cronaca diretta, quindi si riapre questa seconda frazione di partita con il punteggio di 26 a 20 a favore dell'Asa di Factory, 6 lunghezze di differenza, quindi per via del possesso alternato riprenderemo con un pallone giocato a favore di Cinisello. Intanto era entrato sul parquet anche il giovane Bosoni e Colombo Vittorio. Quindi riprende il possesso. Intanto un ringraziamento particolare va a tutti i ragazzi della Protezione Civile che stanno collaborando anche per mantenere l'ordine e tutta l'organizzazione. In particolare io ne voglio ringraziare due che ci hanno assistito e sono stati fondamentali per anche lo scarico del materiale, insomma ci vuole anche questo. Io saluto e ringrazio Diego Lucchetti e Samuele Bianchi che sono stati semplicemente gentilissimi e squisiti, quindi saluto loro due, ma ringrazio tutti i ragazzi della Protezione Civile che ci hanno coadiuvato. Quindi ancora due punti per Montichiari, andiamo sempre Niccolò Sasso, scarico per Colombo, ancora vigilante, arresto e tiro, due punti, davvero giocata facile, facile da parte di Cinisello, quindi va via un minuto, ancora Montichiari in possesso, Ferrari, andiamo sempre, porta il blocco Pinic, quindi tiro che sfrutta il blocco però non va. Andiamo sempre Lucanto, andiamo, buona l'uscita del giovane Bosoni, vero uno dei giovani usciti dal settore giovanile che comunque più si stanno facendo vedere in questa stagione. Niente da fare, ancora il giovane Bosoni va a tenta di andare a rimbalzo, quindi riprende il possesso ancora per i Pitons di Montichiari. Deli Basic con sempre Gunzman, si butta dentro l'americano, niente da fare, andiamo ancora con un tentativo di contropiede, rallenta il gioco, sempre Lucanto, ancora giro palla, tentativo e niente da fare per il tentativo da parte di Vigilante. Ancora si butta dentro Pinic, non va, buono il rimbalzo di Vigilante, ancora apertura di Colombo, Sasso, Lucanto, ancora scarico in angolo, un altro tentativo, mamma mia, da dimenticare questo tiro, però mi viene da dire per un tiro sbagliato quanti ne ha segnati, per ora una grandissima stagione per Colombo Vittorio, lo ricordiamo. Un giocatore a mio giudizio abbastanza jolly perché può giocare sia da uno che da due, da tre, peraltro che arriva dal Lussa Nova Milanese, altra formazione che quest'anno disputa il campionato di divisione 1. Tanto sbaglia ancora l'appoggio Lucanto, abbiamo sempre un altro tentativo sbagliato di Montichiari, però recupera il suo rimbalzo Deli Basic. Ancora 8 secondi per andare al tiro e intanto c'è un fallo commesso da parte di Bosoni. Quindi riprendiamo con il gioco da parte e niente, no, e niente, viene chiamato un time out. Linea agli studi.
Bene amici, riprendiamo la nostra diretta, 6.49 al termine di questa seconda fase qui al Palallende di Cinisello Balsamo. Tappin vincente da parte di Pinic. Quindi ricordiamo per chi si fosse messo ascolto da poco, quindi gara trasmessa qui dal Palallende di Cinisello Balsamo. Ricordiamo, siamo alle porte della metropoli, quindi la capitale della regione Lombardia. Quindi ancora un altro tentativo, insiste troppo Cinisello da tre punti. Ora porta su De Guzman. Ora palleggio ubriacante dell'americano. Andiamo sempre Monticari in possesso, Castelnuovo. Tanto buona stoppata da parte di Colombo. Ancora Bosoni, Niccolò Sasso, un attimo di esitazione. Sempre Lucanto. Stanno esagerando da tre punti. Devono cercare di fermarsi. Devono cercare di giocare in maniera ragionata. Cinisello ha esagerato col tiro da tre punti. Quindi sempre possesso Montichiari nel Pignano, si butta dentro De Guzman, perde pallone lo statunitense, quindi possesso che torna per Cinisello. Intanto c'è un cambio, esce Vigilante e rientra Gorla. Intanto saluto il mitico Roberto Protti che si è collegato e davanti alla frenesia in campo un buon fallo tecnico chiamato da un buon time out chiamato da coach Rossini, ma io pensavo fallo tecnico visto che giustamente il coach è abbastanza caldo con il suo rapporto con gli arbitri, ma finora possiamo dire che è stato abbastanza tranquillo il mitico The Wolf Rossini, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Quindi ancora giro palla di Cinisello e bellissimo il taglio da parte di Niccolò Sasso, davvero grandissima giocata e assist di Gorla. Quindi sempre Montichiari, andiamo in posizione, niente da fare, quindi fallo fischiato a Niccolò Sasso. Quindi c'è un altro cambio da parte di Montichiari. Tanto in lunetta per due liberi Castelnuovo. Tanto è pronto sulla sedia del cambio Brunelli. Tanto buono il primo libero di Castelnuovo. È buono anche il secondo, quindi esce Castelnuovo e rientra Brunelli. Quindi 4.57 al termine, c'è anche un altro cambio per l'Asa di Factory. Quindi esce Bosoni e rientra Petruzzi. Quindi passa la mette a campo Lucanto, ancora sempre Petruzzi, andiamo Sasso, commette fallo Pinic. Quindi riprendiamo con una rimessa dal fondo per l'Asa di Factory, peraltro secondo fallo di Pinic e primo fallo di squadra, mentre sono due quelli di Cinisello. Ancora 8 secondi per andare al tiro, buona penetrazione di Colombo, ancora Petruzzi, finta, niente da fare, tiro troppo forzato per l'Asa di Factory. Ancora De Guzman, sfrutta il blocco, ancora lo scarico per Pinic, si butta dentro, non va, recupera il suo rimbalzo, ancora De Guzman, diamo l'arresto e tiro e c'è solo rettina per l'americano di Montichiari, De Guzman, Mike.
Davvero ottima la giocata della formazione ospita, che si riporta a meno uno, però lasciatemelo dire, c'è provvidenza Niccolò Sasso, quindi Asa sempre a più tre, davvero ancora Montichiari, Pinic, andiamo sempre il movimento, ancora pallone sul ferro, ottimo il rimbalzo di Colombo, Lucanto, finta e sbilancia l'avversario, si butta dentro e prende fallo e andrà in lunetta per due liberi, peraltro secondo fallo di squadra. E c'è un cambio, vediamo che esce Ferrari e rientra Deli Basic. Buono il primo libero di Lucanto, tanto 3:29 al termine di questa seconda fase. E 2 su 2. Quindi più 5 per Asa di Factory. Ancora De Guzman, Deli Basic. Abbiamo sempre il gioco, tanto bellissimo il taglio su lungo linea da parte di Pinic, davvero un Montichiari che non sta assolutamente mollando, un Asa che deve giocare con meno frenesia e non sforzare troppo il tiro da tre punti, chiaro che quando hai una zona davanti poi scardinarla non è sempre così facile, quindi porta sul pallone ancora Montichiari. Passaggio Palombella, ancora scarico per Deli Basic, tiro da dimenticare, recupero il rimbalzo d'attacco Pinic, arriva da 8 metri l'americano De Guzman, Mike, pallone fuori. Quindi c'è un doppio cambio, quindi per Montichiari pronti a entrare Pellegrini e Attienza, mentre per Cinisello, quindi esce Lucanto ed entra Boniolo, quindi esce un playmaker ed entra un altro playmaker. Quindi da un punto di vista tattico non cambia assolutamente niente per Cinisello e a mio giudizio neanche per Montichiari. Quindi riprende ancora il possesso Boniolo, Colombo, tanto ancora finta, scarico in angolo per Petruzzi, tiro troppo corto. Davvero stanno abusando del tiro da tre punti i ragazzi di coach De Wolf Rossini, quindi ancora e niente da fare, quindi commette fallo Gorla e andiamo in lunetta per due liberi con in lunetta Brunelli. Quindi terzo fallo di squadra per Cinisello, sono due invece quelli per Montichiari, quindi entra vigilante per Gorla. Buono il primo libero di Deli Basic. E buono anche il secondo. Quindi riprendiamo ancora sempre Boniolo. Porta sul pallone. Ancora lo scarico per Colombo, andiamo sempre giro palla, quindi continua la zona dei ragazzi di coach Scaroni, ancora un altro tentativo da tre punti, non va, buono il rimbalzo di Deli Basic, porta su il pallone, vediamo che tenta l'uno contro uno, assist però, pallone recuperato da vigilante, ancora Petruzzi, si risistema la zona di Montichiari, quindi ancora Sasso, Boniolo, buona l'uscita di vigilante, tanto ancora un passaggio, mamma mia, finisce sul tabellone, viene, però il pallone viene recuperato da parte di Montichiari, quindi appena una lunghezza di differenza tra le due squadre. Attienza, ancora la finta di Melpignano, si butta dentro, andiamo, ottimo il pallone recuperato da parte di Niccolò Sasso,
Quindi riprende ancora il possesso per l'Asa di Factory. Boniolo, vigilante, Petruzzi, ancora scarico in post basso per Sasso, ancora movimento e niente da fare, infrazione di Pasić, time out e linea agli studi. Bene amici, torniamo in cronaca diretta per questi 47 secondi e 6 decimi qui al Palasport all'Ende di Cinisello Balsamo. Ancora possesso da parte di Montichiari, tenta la penetrazione Gunzman, buona chiusura di Nicolò Sasso, però ancora pallone giocato da parte di Montichiari, quindi ancora De Gunzman. Buona Deli Basic, tentativo da tre punti, troppo corto, non c'è nessuno a rimbalzo, ancora 12 secondi per andare al tiro per la formazione avversaria, chiude il palleggio De Gunzman, ancora arresto e tiro e due punti del sorpasso da parte di Brunelli e time out chiamato da Cinisello e linea agli studi. Secondi e 7 decimi al termine di questa seconda fase prima dell'intervallo, riprende il possesso dell'Asa di Factory con Petruzzi, ora Colombo dai e vai, porta sul pallone, quindi ultima azione di questo secondo quarto, fallo commesso da parte di De Gunzman, quindi terzo fallo di squadra anche per Montichiari. Ancora Petruzzi, Lucanto non riesce a sfruttare il blocco di Gorla, ora sempre difesa alta e commette fallo Deli Basic, quindi raggiunge il bonus anche la formazione di Montichiari, quindi ancora tre falli per Cinisello, tanto esce Deli Basic e Atienza, quindi rientrano Ferrari e Castelnuovo, ancora buona l'uscita sempre Lucanto, chiude il palleggio, diamo sempre Nicolò Sasso
con me Tefallo Melpignano e Cisello andrà in lunetta per due liberi con Niccolò Sasso, due secondi, quindi quinto fallo di squadra per Montichiari. Tanto cambio, esce Melpignano e rientra Atienza. È ovvio che tecnicamente dovrebbe essere lui quello che andrà a realizzare l'ultimo tiro. Intanto sbaglia il primo libero Niccolò Sasso. E segna il secondo. Quindi ancora sempre Montichiari e niente da fare. Chiudiamo qua questa seconda frazione di gioco, quindi linea agli studi.
Bene amici telespettatori di Sui Sport TV, torniamo in cronaca diretta, quindi riprende questa terza frazione di partita con il punteggio di 35 pari. Quindi riprende il possesso ancora per Montechiari, De Guzman prova da tre punti e tripla da parte del giocatore in canotta numero 23. Io chiedo veramente umilmente scusa, leggo il commento di Corrado Sala che mi dice, mi sottolinea che Mike è filippino e non americano. Ribadisco, chiedo scusa, ma è un'informazione allora sbagliata che mi è stata fornita. Tanto fallo da parte di Cinisello con Lucanto. Quindi riprende ancora il possesso a Tienza. Brunelli. Ancora pallone dato a Deli Basic. Perso. Quindi riprende ancora subito il possesso per Cinisello. Tanto come sempre un caloroso saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Come sempre ci auguriamo che il nostro lavoro sia da voi gradito. Se lo state gradendo, l'invito è quello di mettere un like al video. Per chi invece non lo avesse fatto del tutto, l'invito è quello di iscrivervi sul nostro canale di Swiss World TV e attivare le notifiche. Intanto bella giocata da parte di Gorla, quindi sempre a meno uno la formazione di coach The Wolf, Guido Rossini, il lupo di Cinisello Balsamo. Ancora Tienza, tenta, si butta dentro, non va, buono il rimbalzo di Gorla, porta su il pallone Petruzzi. Ancora abbiamo l'uscita di Colombo, ancora dai e vai con Petruzzi, forza il tiro, ancora a lottare Gorla, non va, Deli Basic chiude il palleggio, ancora scarico per De Guzman e tripla! Davvero Montichiari riparte molto forte in questa terza frazione. Chiaro che la formazione di coach Scaroni è arrivata qui a Cinisello comunque per fare risultato e per cercare punti utili per quello che è l'andamento di questa fase di play-in. E ancora un altro canestro da parte di Castelnuovo. Fossi nel lupo Rossini chiamerei time out, perché l'Asa di Factory non è rientrata a mio giudizio sul parquet con la mentalità giusta e sta soffrendo e si vede. Quindi ancora Gorla, carico per Sasso, non va, chiamerei time out. Coach ascolta il sottoscritto che di partite e di basket ne ha masticato. E ancora un'altra tripla di De Guzman e time out e linea di studi. Bene amici telespettatori di Swiss World TV, torniamo in cronaca diretta. Posso dire 2 minuti e 50 secondi senza offesa da dimenticare per l'Asa di Factory. Quindi vedremo come ritorneranno sul parquet. Intanto
Un pestone alla mano preso da parte di Niccolò Sasso, quindi un fallo di Brunelli. Tanto sempre un caloroso saluto e ringraziamento a tutti gli amici che ci sono collegati sul nostro canale per questa diretta. L'invito per chi non lo avesse fatto ancora del tutto è iscrivervi sul nostro canale di Sui Sport TV e attivare le notifiche. È un gesto che non vi costa assolutamente niente, non c'è nessun abbonamento da sottoscrivere, ma tanto divertimento e tanto basket. Intanto pazzesca la prestazione di De Guzman, ancora una tripla che fa andare a il margine a più 10. Tanto anche un altro saluto purtroppo ai ragazzi della curva est di Cinisello che oramai mancano da tanto tempo. Intanto una tripla importante da parte di Cinisello con Lucanto. Ancora giro palla dei ragazzi di coach Scaroni. Andiamo sempre Castelnuovo, ancora il palleggio, arresto e scarico sul perimetro, Deli Basic, c'è solo Rettina, non c'è niente da dire, ottimo momento per i ragazzi di coach Scaroni che sono rientrati veramente con il piglio giusto in questa terza fase di partita. Davvero Cinisello un po' contratta e anche poco precisa a mio giudizio. Chiaro che devono ritrovare, non dico le motivazioni, ma devono ritrovare più che altro un po' di serenità i ragazzi di Guido Rossini, perché hanno giocato in maniera troppo frettolosa. Quindi ancora Lucanto, andiamo e niente da fare, quindi infrazione di 24 secondi, ancora De Guzman, ancora arriva in rimorchio e due punti di Castelnuovo. Davvero è il momento e break ancora per Montichiari che passa sul più 12, quindi massimo vantaggio per la formazione ospite. Davvero sembra che si sia inceppato qualcosa per Cinisello, ancora tenta il gancio, ancora Gorla, non va, De Guzman a Tienza. Abbiamo sempre un altro tentativo, niente da fare, quindi tiro troppo corto da parte di De Guzman. Ancora Colombo, vediamo il fallo commesso da parte di Castelnuovo. Tanto ancora un cambio per Cinisello, rientra Cremonesi, Jacopo, esce Colombo Vittorio. Colombo, confesso, comunque in questa partita finora non è stato il solito, è un po' sottotono, speriamo che possa un attimo ritrovarsi. Intanto Lucanto, peccato, bellissimo a giocata, sbaglia l'appoggio, Deli Basic. Andiamo, bellissimo il taglio, ancora nessuno che prende a rimbalzo e due punti da parte di Castelnuovo e ancora un altro time out per Cinisello. Linea agli studi. Gioco con l'asa di Factory in possesso, ancora Lucanto, Cremonesi, Gorla, intanto massimo vantaggio di 14 lunghezze per
Montichiari intanto ancora a stop, ma niente da fare, quindi fallo commesso da parte di Brunelli. Quindi Lucanto in lunetta per due liberi, intanto sono tre i falli per Montichiari, uno per Cinisello. Quindi buono il primo libero. Sbaglia il secondo, rimbalzo d'attacco di Gorla, ancora aggancio, sbaglia l'appoggio. Andiamo ancora a riprendere il possesso con Atienza. Sempre lo scarico Deli Basic. Giro palla dei ragazzi di coach Scaroni. Diamo sempre il tentativo e tripla da parte di Deli Basic. Massimo vantaggio di 16 lunghezze per la formazione ospite. Davvero un momento negativo per Cinisello. Davvero 16 lunghezze iniziano a essere un discreto margine. Ancora sempre Gorla, niente da fare, pallone riconquistato da parte di De Guzman, quindi infrazione di piede da parte di Atienza. No, scusate, da parte di Cinisello, di Capitan Protti. Quindi rientra vigilante ed esce Gorla. Deli Basic, Castelnuovo, sempre l'affondo, si butta dentro Atienza, ancora rimbalzo d'attacco da parte di Montichiari. Davvero grande capacità, intanto pallone riconquistato a Cinisello, diamo il contropiede, ancora Nicolo Sasso, arriva in appoggio Boniolo, ancora scarico per Cremonesi, vigilante, sempre per il capitano Protti. Diamo il tentativo da tre punti, niente da fare, ancora tentativo di rimbalzo da parte di Protti, De Guzman, con la porta sul pallone, intanto triplo cambio per coach Scaroni in arrivo, De Guzman, ancora Deli Basic, diamo lo scarico e c'è un fallo commesso da parte di vigilante, intanto triplo cambio, quindi entrano, si preparano ad entrare Ferrari, Pellegrini e Scaroni, escono Atienza, Castelnuovo e Deli Basic. Quindi 2 minuti e 23 secondi, due falli di squadra per Cinisello, 3 per Montichiari, ricordiamo divario di 16 lunghezze. Quindi sbaglia il primo libero Brunelli. Sbaglia anche il secondo. Ancora possesso per Cinisello. Boniolo. Pallone riguadagnato da De Guzman. Vediamo il contropiede. E ottima stoppata da parte di Cremonesi. Pallone che rimane nelle mani dei ragazzi di Montichiari. De Guzman. Scarico in angolo, non va De Guzman, mamma mia che prestazione per il giocatore in canotta numero 23 De Guzman, Mike, tanto proprio fallo del giocatore in canotta 23, intanto c'è un doppio cambio, quindi escono Protti e Boniolo e rientrano Petruzzi e Bosoni. Quindi 1,52 di vario di 18 lunghezze a favore di Montichiari. Cremonesi, uscita per vigilante e finalmente una tripla che blocca un po' questo momento negativo con appena
11 punti segnati in questo terzo quarto per Cinisello Balsamo. Intanto chiude il palleggio Ferrari. Andiamo sempre 4 secondi al limite dei 24, quindi niente da fare, infrazione di 24 secondi, ottima difesa di Cinisello. Ancora Cremonesi, andiamo sempre lo scarico in angolo, però va messa anche dentro, quindi Nicolò Sasso sbaglia questo appoggio. Buona l'uscita di De Guzman. Scarico Ferrari, ancora Pellegrini. E intanto c'è un fallo per Cinisello commesso da parte di Cremonesi. Quindi cambio, esce Niccolò Sasso e rientra Paolo Gorla, mentre esce Brunelli e rientra Pinic. Ancora sempre De Guzman, non va, rimbalzo d'attacco di Pinic, ancora sempre passaggio consegnato, arresto e tiro, non va De Guzman, un altro rimbalzo, ennesimo, va meno, questa è una nota dolente, ma posso dire un po' di tutta la stagione per Cinisello, quindi ancora una tripla da parte di Ferrari. Davvero è una notte dolente, troppi rimbalzi d'attacco concessi. Purtroppo un tagliafuori a mio giudizio, che è un po' una pecca dei ragazzi di coach Rossini, però andiamo avanti. Intanto ancora tentativo, però prova Bosoni, quindi una tripla che fa ben sperare. Ancora un altro tentativo, niente da fare, quindi pallone che... quindi chiudiamo qua questa terza fase, quindi linea agli studi. Telespettatori, torniamo in cronaca diretta, quindi si riapre questa quarta frazione con il divario di 15 lunghezze tra Cinisello Balsamo e Montichiari, 49-64, quindi ancora un pallone
deviato da parte della difesa di Montichiari. Tanto un ringraziamento a tutti voi che siete collegati, ci auguriamo che il nostro lavoro sia di vostro gradimento. Se lo state gradendo, ricordiamo, l'invito è quello di mettere un like al video, ma soprattutto quello di iscrivervi sul nostro canale e attivare le notifiche. È un gesto che non vi costa niente, ma è un gesto che per noi significa tanto. Intanto si sblocca ancora con una tripla di Cinisello, quindi 12 lunghezze di distacco. Ora ci prova Montichiari, palleggio di Ferrari, ancora un altro tentativo e botta e risposta e un'altra tripla che vale letteralmente come un macigno. Passa ancora a metà campo Lucanto, quindi divario che rimane sempre saldamente a 15 lunghezze. Ci prova Vigilante, chiude il palleggio, scarico per Lucanto, ancora 8 secondi, pallone perso e ottima comunque la chiusura da parte di Pinic. Scaroni e fallo commesso da parte di Lucanto, quindi primo fallo di squadra per Cinisello. Tanto ricordiamo a tutti gli amici, c'è una chat a disposizione, quindi se avete commenti, suggerimenti, saluti, domande, insomma qualsiasi cosa abbiate piacere di scrivere, la chat è lì a disposizione, scrivete e non fatevi problemi. Intanto chiude il palleggio Pinic, non va, tentativo di affondo Lucanto, sbilancia appunto Deli Basic che commette fallo, quindi primo fallo di squadra per la formazione bresciana della pallacanestro Pitons Monte Clarense di Montichiari. Ricordiamo, Montichiari è proprio una città alle porte di Brescia, quindi ancora un'altra tripla da parte di Vigilante. Si è sbloccato qualcosa per Cinisello, divario che si assottiglia a meno 11, ma c'è veramente da continuare a lavorare duramente. Quindi tiro totalmente sbagliato, riprende ancora il possesso per Cinisello, ancora Lucanto. Andiamo sempre, chiude il palleggio, non va, buono il rimbalzo da parte di Pinic, tanto sopra a raddoppiarlo, ancora sempre Ferrari, Scaroni. Ferrari, ancora uscita di Deli Basic. Abbiamo sempre movimento vicino al canestro, non va, buono il rimbalzo ancora di Vigilante. Ancora chiude il palleggio Bosoni, andiamo lo scarico in angolo, andiamo ancora al tiro sbagliato di Lucanto. Ancora il palleggio e ottima penetrazione, due punti di Scaroni, quindi doppio cambio per quindi Montichiari. Vediamo che esce Pellegrini e rientra Brunelli, mentre per Cinisello esce Bosoni e rientra Colombo. Ancora porta sul pallone Lucanto, non va il tiro di Vigilante, ancora sempre Montichiari, Scaroni chiude il palleggio, ancora Pinic, Deli Basic subisce il fallo commesso da parte di Sasso, secondo fallo per lui e secondo fallo di squadra per Cinisello. Ora Pinic, vediamo che lotta sotto canestro, rimbalzo di Lucanto,
buona l'uscita di Vigilante, ancora Sasso, giro palla dei ragazzi di Coach Rossini, ci prova con un affondo però pallone recuperato da parte di Pinic. Davvero Pinic, Dalibor, finora a mio giudizio uno dei migliori difensori di questa partita. Tanto 6 minuti e 2 secondi al termine di questa fase e c'è il canestro di Ferrari, quindi difesa della formazione di Cinisello che non sta tenendo. E comunque il vantaggio ritorna sempre sulle 15 lunghezze. Quindi in lunetta per un libero supplementare Ferrari e realizza, quindi più 16 Montichiari, ancora riparte il possesso per l'Asa di Factory, quindi scarico per Sasso, ancora Gorla, Vigilante, ribaltamento, finta e sbilanciamento, non va l'arresto in tiro di Lucanto. Quindi riparte il possesso ancora per Montichiari con Scaroni. Ancora Ferrari. Un altro tentativo di Delibasic, non va. Buono l'apertura di Vigilante. Colombo prova una progressione. Ancora Lucanto. Diamo sempre movimento. Tanto tentativo sulla lunetta da parte di Gorla, tanto passaggio consegnato, un po' telefonato, recuperato da parte di Delibasic. Scaroni, Brunelli, buona l'uscita di Scaroni, ancora 8 secondi per andare al tiro per la formazione in maglia nera, tentativo da 8 metri, non va però, ultimo tocco per Lucanto. Intanto Coach Rossini tenta di rimescolare le carte. Borgnolo e Cremonesi per Lucanto e Gorla, mentre esce Ferrari e rientra De Guzman. Ancora sempre possesso per Montichiari, ancora sbaglia il tentativo da 3 punti, recupera sempre il pallone la formazione ospite con Brunelli. Tanto 5 secondi per andare al tiro sui 24, arresto e tiro da 3 punti, non va. Ancora lotta Colombo, ancora rimposta la manovra sempre Montichiari, scusate Cinisello. Ancora passaggio consegnato a Colombo, tanto tentativo di Sasso, arresto e tiro e 2 punti. Tanto c'è il terreno bagnato, quindi deve essere pulito. Tanto rientra Atienza, anzi triplo cambio, quindi rientrano Atienza, Scaroni e Castelnuovo. Tanto anche cambio per Cinisello, quindi rientra Bosoni al posto di Vigilante. Quindi 3:54 al termine. Ora De Guzman, buona il giro palla, Atienza, ottima la sua capacità di ball handling, passaggio consegnato a De Guzman, diamo ancora giocata a Montichiari con Brunelli, arresto e tiro e 2 punti, davvero ottima giocata e divario sempre a 16 punti quando mancano 3 e 25 al termine. Tanto ancora passaggio consegnato a Borgnolo, lo scarico per Cremonesi,
ancora sempre fallo. Andiamo, no, non viene convalidato il canestro a Colombo, quindi fallo subito da Nicolò Sasso, quindi secondo fallo sempre di squadra per Montichiari, mentre sono tre quelli di Cinisello. Ora passaggio schiacciato, ci tenta Boniolo, ottima la tripla del meno 13 quando mancano 3 minuti e 3 secondi, anzi 3 minuti spaccati, quindi 180 secondi al termine, alla sirena di conclusione di questo match. Quindi ancora recupera Cinisello, ancora ci prova la fondo Niccolò Sasso, si butta dentro, trova il fallo da parte di Brunelli e quindi troverà due tiri liberi. E c'è un time out e linea agli studi. Bene amici, 2.45 al termine di questa quarta frazione, divario di 13 lunghezze tra l'Asa di Factory e la pallacanestro Pitons Monte Clarense, quindi in lunetta per due liberi Niccolò Sasso. Non va il primo. Non va neanche il secondo, però rimbalzo catturato ancora Bosoni e tripla, bella giocata, meno 10, quindi diciamo, mantiene sempre una difesa abbastanza pressante. Beh, comunque un ritorno di fiamma da parte di Cinisello, ci auguriamo che però questa fiammella possa rimanere comunque accesa, non sarà facile, poi nella pallacanestro niente è impossibile. Quindi ancora canestro però da parte di Castelnuovo. Quindi ancora riparte il possesso. Boniolo, Bosoni ci prova ancora, intanto rischia di perdere il pallone. Palla contesa che per la regola del possesso alternato è a favore di Montichiari. Quindi doppio cambio, Boniolo e Bosoni per Lucanto e Petruzzi, mentre per Montichiari vediamo che no, non ci sono cambi, quindi 2 minuti e un secondo al termine. Tanto c'è ancora un altro cambio, quindi esce Cremonesi e rientra Gorla, quindi ci riprova mettendo il parte del quintetto titolare coach Rossini. Andiamo a vedere, 2 minuti e 1 di vario di 12 lunghezze, non sarà, non è mission impossible, però è una missione estremamente difficile, ma niente è impossibile. Tanto pallone recuperato, ottima la chiusura di Niccolò Sasso. Quindi riprende ancora il possesso, sempre Lucanto. Ora Niccolò Sasso,
Abbiamo il movimento, scarico in angolo, abbiamo sempre... Sempre il tentativo incredibile, tripla di Niccolò Sasso e fallo subito e potenziale giocata da 4 punti per il giocatore della formazione dell'Asa di Factory, quindi di vario a 9 lunghezze. 1,46, davvero Cinisello è incredibile perché ha questi sprazzi di gioco veramente incredibile, poi alterna bellissime giocate anche a clamorosi errori, quindi una squadra che secondo me avrebbe bisogno più che altro di lavorare anche tanto sulla sua concentrazione, sulla testa e anche per non sprecare i palloni, però ribadisco, io sono un semplice commentatore, niente altro. Intanto c'è un'invasione di Teli Basic, quindi ancora un nuovo libero che deve essere realizzato da Niccolò Sasso. E realizza quindi Di Vario che si assottiglia a 8 lunghezze quando manca 1 minuto e 45. Zone press di Cinisello, ora Tienza. Abbiamo sempre l'uscita di Deli Basic, De Guzman, ancora ci prova, arresto e tiro, non va, buono rimbalzo di Sasso, ancora passaggio consegnato a Lucanto, Colombo, diamo sempre scarico sul perimetro, Gorla, ancora passaggio consegnato a Lucanto, Petruzzi, ci prova e tripla e timeout chiamato dalla formazione bresciana. Amici telespettatori, torniamo in cronaca diretta, 1 minuto e 6 secondi alla sirena del quarto periodo, quindi Di Vario che si assottiglia ulteriormente a 5 lunghezze per Cinisello Balsamo, davvero un risveglio comunque importante da parte dell'Asa di Factory. Intanto fallo commesso da Niccolò Sasso, che ahimè realizza il suo terzo fallo e il suo quarto fallo di squadra, quindi entrambi le squadre in bonus, quindi porta sul pallone De Guzman, sempre giocata per Montichiari a Tienza, abbiamo sempre palleggio ubriacante, deviazione e pallone che verrà giocato dal fondo. Deli Basic, ancora dai e vai, diamo sempre 4 secondi per andare al tiro, arresto e tiro e canestro, ahimè, fondamentale, intanto no, pallone regalato a Montichiari, a Tienza, ancora sbilanciata la difesa di Cinisello, 32 secondi al termine, quindi il blocco da parte di Brunelli e c'è la tripla di De Guzman e Di Vario a 10 punti, timeout chiamato da Cinisello lì agli studi.
amici, 22 secondi e 8 decimi al termine di questo quarto periodo, 10 lunghezze di distacco. A questo punto lo posso dire, mission veramente impossible. Ancora un altro tentativo, niente da fare. Quindi davvero partita, a mio giudizio, conclusa. Quindi seguiamo ancora questo ultimo possesso da parte di Montichiari. Atienza passa la metà campo. A questo punto io penso che sia finita qui, però fa fallo Lucanto. Quindi a questo punto vedremo di quanto sarà il divario. Comunque vittoria meritata da parte di Montichiari, un asa di Factory che purtroppo ha mollato e posso dire che non ha giocato il terzo quarto. Quindi vittoria assolutamente meritata da parte della formazione di coach Scaroni. Quindi rimbalzo di Nicolò Sasso, Petruzzi. Tanto ancora un altro pallone di Atienza. Diamo lancio lungo Deli Basic. Tanto onestamente io avrei finito qui un centesimo al termine, avrei già concluso l'azione precedente. Quindi due liberi per Deli Basic, quindi più 11 a un decimo di distacco. Quindi a questo punto primo libero realizzato. Tanto ringraziamo tutti gli amici per essere stati collegati con noi, ci auguriamo che il nostro lavoro sia stato di vostro gradimento. Quindi vittoria finale della Monte Clarence Pintons per 83 a 70. Bene amici, vi ringraziamo ancora e ci vediamo nel proseguimento dei programmi di Swissport TV. Una buona serata e una buona notte. Alla prossima.